In una vallata solitaria, solcata da un fiume cristallino, sorgeva un antico mulino ad acqua che macinava il grano per gli abitanti di un villaggio. Il proprietario e i suoi tre figli, lavorando sodo, riuscivano a malapena a sopravvivere. Il vecchio mugnaio morì e l'eredità venne così divisa. Il figlio maggiore ebbe il mulino, il secondo un vecchio asino e il più giovane solo un gatto. Il figlio minore, sconsolato, guardando il suo gatto, meditava: «Povero me, come farò? I miei fratelli potranno lavorare, ma io che me ne faccio di un gatto?» Il gatto, fino a quel momento apparentemente distratto, si rizzò, lo fissò e disse: «Non temete, se avrete fiducia in me, farò la vostra fortuna.» Il giovane decise di accettarne l'aiuto, sia perché non aveva nulla da perdere, sia perché ne conosceva l'astuzia. Parecchie volte lo aveva visto catturare le sue piccole prede con vari stratagemmi. Aggrappato con le unghie, si lasciava penzolare a testa in giù, in attesa di incauti topolini. Si nascondeva nella farina, fingendosi morto. «D'accordo, gatto. Che cosa devo fare?» «È semplice. Procuratemi un sacco e degli stivali.» Il giovane mugnaio spese i suoi ultimi risparmi dal miglior calzolaio. Non appena il gatto ebbe ottenuto ciò che aveva chiesto, si infilò lestamente gli stivali. Si mise il sacco in spalla e partì. Raggiunse una piccola radura dove c'erano dei conigli. Prese il sacco, lo aprì sull'erba, vi mise crusca e insalatina. Poi, tenendo i cordoni con una zampa, si sdraiò poco distante, immobile. Di lì a poco, un ingenuo coniglietto cadde nella trappola. Appena entrato nel sacco, il gatto prontamente lo acchiappò. Con la sua preda andò alla reggia e ottenne di essere ammesso al cospetto del re, al quale porse il coniglio con una riverenza. «Maestà, ecco un omaggio dal marchese di Carabas.» «Ringrazia il signor marchese della sua cortesia.» Qualche giorno dopo, il gatto catturò due pernici e corse di nuovo dal re. «Ecco, maestà, due pernici cacciate per voi dal marchese di Carabas.» «Ringrazialo per la sua gentilezza.» Il gatto continuò così per alcuni mesi, mentre il suo padrone, ignaro del titolo nobiliare coniato per lui e delle visite a corte, cominciava a spazientirsi. «Senti, gatto, non posso più aspettare. Devo fare qualcosa.» «Un po' di pazienza, mio. Agirete al momento opportuno. Lasciate fare a me.» Il re da tempo chiedeva al gatto di conoscere il marchese di Carabas, del quale, in verità, non aveva mai sentito parlare, ma che doveva essere senz'altro ricco e generoso. Il gatto ogni volta inventava degli impegni che impedivano al marchese di accogliere l'invito a corte. Voleva infatti aspettare il momento propizio. Una mattina, uscendo dal palazzo, sentì che il re voleva fare una passeggiata lungo la riva del fiume con la principessa, sua figlia.
famosa nel regno per la sua eccezionale bellezza. Era il momento propizio. L'astuto gatto corse dal padrone. Andate subito a fare un bagno nel fiume. Ma non capisco. Datemi ascolto e non ve ne pentirete, miau. Vi indicherò io il luogo. Il giovane non si fece pregare e, giunto al fiume, su indicazione del gatto, si spogliò e si tuffò nel punto in cui la riva era più vicina alla strada. Il gatto raccolse i vestiti e andò a nasconderli sotto una grossa pietra. Poi ritornò sui suoi passi, udì avvicinarsi la carrozza reale e si mise a gridare a squarciagola: «Aiuto! Aiuto! Il marchese di Carabas annega!» Il re riconobbe subito il gatto che spesso gli aveva portato gli omaggi del suo misterioso padrone. Scese dalla carrozza e ordinò: «Guardie, accorrete! Salvate il marchese di Carabas!» La principessa, incuriosita, si affacciò e il gatto rimase incantato. Era davvero la più bella principessa del mondo. Notò subito che sembrava preoccupata per il marchese e anche impaziente di conoscerlo. Il gatto raggiunse il re. «Maestà, il mio padrone è stato derubato dei suoi vestiti!» Il re mandò subito a prendere uno dei suoi abiti più sfarzosi e lo offrì al giovane. Quando questi si fu rivestito, il gatto lo presentò al re e alla principessa. Il re fu felice di conoscerlo e apprezzò il suo contegno riservato. Il giovane fece la riverenza alle loro maestà e lanciò un'occhiata di ammirazione alla fanciulla. Anche lui era molto bello e ora per di più elegante. La principessa subito se ne innamorò. Quando il re propose di continuare tutti insieme la passeggiata, i due giovani accettarono entusiasti. Il sovrano, notato l'interesse della figlia per il marchese, era ansioso di conoscerlo meglio. Il signore di Carabas, da parte sua, interpretava al meglio il ruolo del possidente serio, rispondendo a tutte le domande con garbo, ma vagamente. Del resto, non poteva fare diversamente, poiché non conosceva i piani del gatto. Questi, nel frattempo, correva davanti alla berlina reale. A un tratto, vide dei contadini falciare un prato. Si avvicinò con aria minacciosa. «Ehi, voi, laggiù! Se non direte al re che questo prato è del marchese di Carabas, tornerò e vi ridurrò in polpette!» I contadini lo guardarono allontanarsi a gran velocità. Avevano appena ripreso il loro lavoro quando arrivò la carrozza di corte. Il re li interrogò. «Di chi è questo prato?» E quelli, impressionati dalle parole del gatto: È del marchese di Carabas!» «Complimenti, marchese! Avete una bella proprietà!» «Vi ringrazio, sire!» Il gatto, che continuava a precederli correndo, incontrò una squadra di mietitori. «Ehi voi, laggiù! Se non direte al re che tutto questo grano è del marchese di Carabas, tornerò e vi ridurrò in polpette! Miau!» I contadini decisero che era meglio non contraddire quel gatto così risoluto. Quando il re arrivò e vide l'immensa distesa di spighe, li interrogò. «Di chi sono questi campi di grano?»
del marchese di Carabas. Ancora una volta il re si congratulò con il suo ospite. Il gatto continuava a correre e a istruire i contadini. A tutti ripeteva la stessa cosa e tutti, al passaggio del re, rispondevano nello stesso modo. Il re era veramente sbalordito per i possedimenti del marchese e si compiaceva della simpatia che la principessa dimostrava nei suoi confronti. Il gatto, giunto ai piedi di una collina, vide un castello che sorgeva imponente sulla sua sommità. Il signore del maniero era un orco ricchissimo e sue erano tutte le terre che il re aveva ammirato quel giorno. Il gatto andò nel villaggio più vicino e raccolse tutte le informazioni possibili su quell'orco. Poi si diresse al castello. Si presentò al guardaportone con aria compita, affermando di essere un nobile forestiero di passaggio. «Via il tuo padrone, che la sua fama ha raggiunto il mio lontano paese, perciò desidero conoscerlo». Il gatto venne accompagnato nel salone delle visite e venne fatto accomodare su un morbido sofà. Gli servirono dolci prelibati, frutta e liquori, poi lo lasciarono. Quando l'orco comparve, il gatto balzò in piedi spaventato. Era un gigante alto 2,5 metri, coperto da una fitta peluria con una lunga e arruffata capigliatura rossastra. Per contro, il suo abbigliamento era elegante e lussuoso. Stoffe preziose, taglio alla moda, bellissimi gioielli. Il gatto, riavutosi dallo spavento, gli fece un grande inchino e si complimentò con lui. L'orco, sensibile alle lodi, cercò di essere cortese, anche se i suoi modi erano burberi da far paura. Esauriti convenevoli, il gatto disse: «Ho sentito dire che avete il potere di trasformarvi in qualsiasi animale». «È vero, ne dubitate?» «Ma potreste per esempio trasformarvi in un leone?» «Lo vedrete con i vostri occhi». L'orco si tramutò in leone e ruggendo prese a rincorrere il gatto. Questi spiccò un salto dalla finestra e per mettersi in salvo si arrampicò fino al tetto. Fu l'unica volta che rimpianse di avere gli stivali, perché lo facevano scivolare. L'orco riprese il suo aspetto naturale e invitò il gatto a scendere dal tetto. Era soddisfatto di aver dimostrato il suo talento e il gatto si mostrò colpito. Mi avete spaventato, siete portentoso, ma non abbastanza, credo, per diventare un animale molto, molto più grande». «Ah sì? Quale animale?» «Un elefante». L'orco si trasformò in elefante, lanciò un barrito e avanzò sventolando le orecchie, facendo ondeggiare la proboscide e frantumando con le zampe possenti tutto ciò che incontrava. Il gatto si rifugiò su un lampadario e vi rimase finché l'orco non ritornò se stesso. «Ebbene?» «Signore, vi devo le mie scuse. Quello che si dice di voi è proprio vero. Ma ho un dubbio». «E sarebbe?» «Dicono che sapete trasformarvi anche negli animali più piccoli». «È verissimo». «No, non è possibile. Potreste diventare un topolino?»
Un topolino? Subito! In un batter d'occhio, l'orco divenne un sorcetto e si mise a correre su e giù per la stanza. Con un balzo il gatto lo catturò e se lo mangiò. La carrozza reale, intanto, stava risalendo la collina. Il re aveva notato il castello e desiderava visitarlo. Il gatto sentì il rumore della carrozza e si affacciò a un balcone. Il suo padrone arrivava proprio al momento giusto. Non appena la carrozza ebbe attraversato il ponte levatoio, la raggiunse e aprì lo sportello per far scendere il re. Benvenuto nel castello del Marchese di Carabas. Marchese, sono sopraffatto. Anche questo castello è vostro? Il re si guardava intorno stupito e si congratulò con il marchese. Se non vi dispiace, vorrei entrare. Maestà, ne sarei onorato. Si avviarono. Il signore di Carabas offrì il braccio alla bella principessa, mentre il gatto seguiva il re a debita distanza. Entrarono in un immenso salone, nel quale era stato imbandito un banchetto per alcuni amici dell'orco, i quali però, saputo che il re era al castello, non avevano osato avvicinarsi. Il gatto prontamente sfruttò la situazione. Maestà, vogliate gradire un piccolo rinfresco? I tre si sedettero a tavola. Il re fece onore a tutte le pietanze, mentre i due giovani quasi non toccarono cibo. Il gatto se ne stava in un angolo, pregustando il successo. Dopo aver mangiato e bevuto a sazietà, il re, conquistato dalle belle doti del marchese di Carabas e sapendo che anche sua figlia lo era, giudicò che era arrivato il momento di coronare degnamente quella giornata. Signor marchese, sarei molto felice di avervi come genero. Maestà, non osavo sperare tanto. Il giorno stesso vennero celebrate le nozze e dopo i festeggiamenti gli sposi si trasferirono nel castello e là vissero a lungo felici. Il marchese di Carabas ricompensò il suo abile servitore con una grande tenuta e con un titolo nobiliare. Il gatto si ritirò nella sua proprietà dedicandosi alle occupazioni preferite. Il riposo e la caccia ai topi, ma solo per divertimento.